amore, amore così, amore così non vale. Sempre non si fa l'amico insieme a noi, così non vogliamo più sederti, così sempre non si fa l'amico finché vuoi, si una vera blu, la blu, la blu, la blu, la sempre non si fa l'amico insieme a noi, così non vogliamo più sederti, così sempre non si fa l'amico finché vuoi. Dite cose bannabili che poi per culo. Ciao, ciao. Piccolo momento imbarazzante. Ciao, ciao. Bella, bella ragazzi. Ok, ciao. Io ho fatto eccoci qua e nessuno mi sentiva, perché io ero mutato, però te te sentivano. Ottimo, ottimo. Dici, importante che ti sentono a te, che cazzo gli frega a me. È giusto, è giusto. Giumbone, come stai? Tutto male, Rubì, tutto male, tu? Ok, quindi al solito. Solito. Come audio, raga, se sente, lo vedo, non cominciate a trollare, per favore. Allora, Giumbone, come la vita va sempre male? Giusto? Sì. Perfetto. Sì, sì. Allora, partiamo subito con una domanda a caldo. Vai, ho paura. No, vabbè, no. Allora, diciamo che io e Giù... Allora, vi racconto una storia. Allora, io e Giumbo in passato stavamo d'accordo, poi a un certo punto... Sì. Poi a un certo punto è successo il caos. Vuoi continuo io a raccontare, Giumbone? Vai, sì. Ok. Dai. Io invitai... Grazie, Nicola, per la sub subito. Allora, io invitai Giumbone per un'intervista. Lui mi ha detto, sì, vengo a Rubì, io chiamo su YouTuber, era domande scomode. Chiamo quello da sala, mi faccio preparare tutto, e poi a un certo punto... Il sor Giumbone sparisce nell'etere. E io dico, porco Dio, mo che fine ha fatto? Prova a chiamarla. Dove io? No, ci sono. Oh. Prova a chiamarla, risentirlo, raga, una cosa allucinante. E sparisce. Grazie, Lucigi, per il sub. E sparisce totalmente. Io lì mi incazzo. E lui continua a sparire. A un certo punto arriva il momento del dove stavamo al Games Week. Sì, me lo ricordo. E mi ricordo, non so, tu stavi con la maschera e eri andato tipo vicino a Flame. Eravamo fuori dal Games Week, io ero, sì, con i miei amici, stavamo lì tranquilli, io mi stavo togliendo la maschera e tutto, e siete arrivati voi e tu mi hai dato un'occhiataccia che me la ricorderò per sempre. No, io mi sono poco avvicinato, sono venuto a parlare. Sì. Sono venuto là e faccio, porco, dici, io te gonfio proprio, una cosa del genere, sono partito cattivissimo. Che poi tutti pensavano che stavo a scherzare, in realtà io non stavo a scherzare, io molto serio. Poi però sì, ragazzi, non fate mai incazzare Rubino, non fatelo mai incazzare. Sì, ma c'era Marra, mi ricordo, vicino, che pensava che stava a scherzare, rideva, invece non stava a ridere. Poi c'è stava Flame pure, diceva, ma che cazzo è successo? E da lì però poi è partito tutto, abbiamo fatto pace, siamo un po' chiariti la situazione. Ma che ti era successo quel periodo, se si può dire? Allora, potrei inventare mille scuse, okay. Anzi, potrei dirti la scusa vera e propria, però alla fine mi prendo la responsabilità dei miei gesti. Io sono fatto purtroppo così e so che è un grandissimo difetto quello di sparire di punto in bianco. Però in quel periodo in particolare mi ricordo che, forse te l'avevo anche mezzo detto, ma avevi detto un problema con la tua ex, non avevo capito bene, comunque c'hai esatto, un po' esatto. Dei cazzi con la col... Che è successo? Praticamente stavo in quel periodo stavo con quella ragazza del video dei tradimenti che ho fatto da poco poi, che era di Roma e dintorni. Quindi mi ricordo anche che quando tu mi proponesti di fare l'intervista, io ti dissi, ah sì, guarda,
Tra l'altro, in questo periodo sto facendo sempre Roma-Bologna, Bologna-Roma. Certo. Quindi ero anche, cioè, ero anche felice di, no? Poi però è successo che ho scoperto un po' tutto e quindi lì è stato un po' un problema per me. E diciamo che sono sparito per quello. Problemi miei personali che mi hanno portato poi problemi sul lavoro, che in realtà poi per te lo era in quel momento, mea culpa. Quindi, ragazzi... No, vabbè, ci sta. È normale, però... poi uno si chiude. Io perché non capivo, perché cioè la mia cosa è che io avevo comunque chiamato tutto, ho fatto organizzare tutto e non capivo. Anzi, pensavo che io avevo fatto qualcosa di male addirittura. No. Ma sai qual è il problema? È che io ancora all'epoca, soprattutto all'epoca prendevo tutto come un gioco alla fine, anche YouTube per me è sempre stato un gioco, un hobby, un divertimento. Quindi lì per lì ho pensato, vabbè, capirà, insomma. Prendevo molto tutto alla sticazzi, capito? Senza capire effettivamente sì. Che dall'altra parte magari c'è una persona organizzata e quant'altro. Infatti l'ultima volta che, adesso non so se lo sanno, comunque te mi avevi chiamato settimana scorsa, io sì. Un po' all'ultimo ti avevo detto, Rubi, possiamo spostare? E già lì mi sentivo stra in colpa, quindi... Dici, oh, faccio un cazzo un'altra torta. Round 2. No, qui io perché quando faccio le interviste, per esempio, allora se io mi organizzo sempre l'intervista e poi un piano B, perché magari può succedere che qualcuno sposta all'ultimo. Non mi è mai successo, devo dire la verità, solo con te mi è successo, però me organizzo sempre, sono bello organizzato. Ci sta. Ma no. Io vorrei chiederti, oltre vabbè, che questo tuo problema ti è successo, come è iniziata la tua carriera? Perché hai iniziato a fare YouTube? Perché tu hai iniziato da YouTube. Sì, io ho iniziato e continuo tuttora, anche se nell'ultimo periodo appunto c'è stato un piccolo blocco, però alla fine ho intenzione di riprendere e continuare comunque sempre su quella piattaforma. Ho iniziato adesso anche Twitch un po' per differenziarmi, no? Per cercare di portare un po'... Esatto. Hai detto. Vabbè. Anche quello. Differenziarmi, ma sì. No, è che alla fine... Salve. Alla fine andare solo su una piattaforma non è mai la cosa giusta. Un po' come i TikToker che adesso stanno venendo qua su Twitch o comunque sbarcano su YouTube spesso e volentieri. Più soldi. Sì, alla fine è ciò che muove il mondo e le altre stelle. Comunque, come è iniziato YouTube? YouTube, allora, ci sono varie motivazioni. La principale è stata un po' quella che ha mosso un po' tutti a iniziare, ovvero vedere quel ragazzo, quel ragazzino che ha successo, che gioca a videogiochi, fa quelle stronzate che tu sai fare tranquillamente e quindi pensi, ma... perché non posso farlo anch'io? Soprattutto perché la tua visione, nel vedere quel ragazzino che magari ha 5, 6, 10 mila iscritti, perché all'epoca si parla appunto di... Sì. Cioè, i VIP erano quelli con 10 mila iscritti. Li vedevi con questi grandissimi numeri, dicevi, porca vacca, cioè, magari anch'io potrei fare questi numeri, fare questo successo. Quindi alla fine non è niente di più nobile di quello che magari fanno adesso quelli che iniziano. Era semplicemente un vedere... i grandi numeri, tra virgolette, di ragazzini come te e quindi volerli emulare, volerli un attimo imitare e fare anche tu quelle cose. Perché sembravano cose belle, divertenti e facili da fare. Comunque è nato per hobby, è rimasto sempre un hobby. Adesso, solo nell'ultimo anno, è diventato più una roba lavorativa perché ci ho inserito anche sponsorizzazione e quant'altro. Questa è la cosa principale. Il mio inizio è poi dovuto a questo. Vedere altri che facevano quelle cose lì. Scusa. Grazie Vicento, Benji. No, mi dissocio. Non posso ringraziare per i 100? No, non è per te, è per quello. Grazie Gigina per il sub. Sta arrivando! No, beh, è stata un po' una donazione un po' particolare. Ah, ok. La prima volta che vedo uno che dona i 100 e viene bannato nello stesso momento. No, povero. Lo so, però è stata una cosa particolare. Ah, ok. Vabbè. Allora, però io ti posso dire una cosa. Io comunque, sì. Giumbo Drillo, secondo me il personaggio Giumbo Drillo, tipo Luis,
È molto, secondo me, è molto state arrivando famoso. Grazie, Sium per il sub. È molto famoso e molto apprezzato per il montaggio su YouTube. Cioè, secondo me, Giumbrodello fa ride per il montaggio. Quindi, come ti trovi qui su Twitch? Perché io vedo un Luis, per esempio, che non ci vedo proprio su Twitch, no? Perché sono abituato a vederlo in una determinata ottica. Mi sto un po' impicciato perché sto tutto allappato. E invece tu come ti stai trovando su Twitch, le cose che fai, insomma, che fai, che non fai? Se ti apprezzano allora, anche il Giumbotrillo che non ha montaggio, se viene apprezzato anche così. Ok. Ti dico, io ho visto anche la live del Cerbero in cui mi hanno inserito nella categoria tipo non ci sa fare, adesso non mi ricordo com'era. Okay. E hanno ragione perché avendo iniziato da poco, adesso devo un attimo capire la mia strada qui su Twitch, perché su YouTube ormai ho capito dove devo andare a parare alla fine. L'hai detto anche tu, discorso di montaggio, ci si diverte, si spara qualche minchiata e siamo tutti felici. Per quanto riguarda Twitch invece non è così facile, anche perché Luis non è sempre Luis al di fuori del suo canale, come io non sono sempre Giumbotrillo al di fuori del mio canale. Certo. Quindi ultimamente diciamo che le mie ultime live le sto prendendo un po' più scialla, un po' più tranquillo, mi faccio le mie cose, parlo con la chat, senza sparare minchiato o quant'altro, sinceramente essendo me stesso. Poi se qualcuno interessa rimane, se no, sti cazzi. E sicuramente non avrò, lo so già di mio, non avrò il successo che magari in prospettiva o su YouTube, quindi non penso che farò grandi numeri qui su Twitch intendo. Sì. Però mi fa stare bene avere questa piccola nicchia, che tra l'altro per ora è proprio una nicchia, anche perché io su YouTube non ho ancora detto che sono su Twitch. Ah. per vari motivi, che appunto qui è più una questione d'ansia, perché ho paura che la gente, venendo a vedere il mio canale Twitch, come è già successo e come sta succedendo almeno una volta live, sempre succede, si aspettano Giumbotrillo, cioè si aspettano comunque che io sia lì a raccontare storielle, che spari minchiate. Normale che si aspettano Giumbotrillo, non è se vanno aspetta Greta Menchi, insomma. No, ovvio, però capito, sei un po' più tranquillo, un po' più te stesso, sei lì per i cazzi tuoi. Spesso e volentieri nelle ultime live, ad esempio, sto portando un po' di Blender, cioè di grafica 3D, no? Ah, e ovviamente fai grafica sto 3D? Sto imparando, in realtà. Già l'anno scorso mi ero un attimo appassionato, non ho mai portato avanti la cosa. Adesso con Twitch mi sono detto, ma perché non provare a portarlo su Twitch? E sto facendo cose abbastanza carine. Poi stiamo creando la nostra community, eccetera. Oltre a quello, ovviamente, ci sono altre cose. C'è un Just Chatting. Stai arrivando! Warzone, che quella è la morte proprio della live, perché noi non, cioè io non sono forte. Warzonata? Warzonatina, esatto. Grazie, Alex! Non piace nemmeno ai miei moderatori, tra l'altro. Appena vado su Warzone, pure i moderatori si addormentano. Però, capito, faccio quello che avrei fatto non in live, ma in live. Quindi, perché no? E tutto qua. Quindi, per ora... È un altro Giumbotrillo su Twitch, diciamo, allora. Sì. Un altro aspetto. C'è magari quella mezz'oretta in cui sono bello pimpante, che spariamo minchiate una dietro l'altra, poi magari c'è quell'oretta in cui ci deprimiamo, poi c'è l'altra oretta in cui invece siamo tranquilli ad ascoltare musica lo-fi. Cioè, c'è un po' di tutto per ora. Non mi sono ancora indirizzato verso un obiettivo. Lo faccio e basta. Per ora è questa la risposta. Lo sto facendo e basta. Ok. Poi vedremo. Ma prima tu mi hai detto che nel parco, il parco per te è come casa, no? Come un po' più di casa. Come mai? Ma perché ci sono delle minorenni? No, anche se qua dietro c'è una scuola. No, scherzavo. No, scherzo. Com'è che è come casa? Perché quando ero qui a Bologna,
nell'ultimo periodo almeno, la metà dei miei video li registravo proprio qui, proprio qui, quindi per me questa è un po' una seconda casa. Oltretutto, come già ti stavo accennando prima, venivo qua non solo per registrare, ma anche un po' per, no, per staccare un attimo. Se dovevo fare una passeggiata, venivo qua, mi sistemavo e stavo un attimo qui, in mezzo alla natura, tra virgolette, anche se c'è lo stradone proprio lì. Facevi i post davanti alla scuola. No. Ne ho fatto uno di video lì davanti, proprio davanti alla scuola. Ah, okay. Il resto no, stavo sempre qua tranquillo. Ma ho visto che comunque ti fermano lì davanti alla scuola, al parco. Ma in realtà è strano, perché è la primissima volta che qualcuno passasse di qua. Non sapevo nemmeno che passassero ragazzi in questo punto. Infatti venivo qua proprio perché non c'era nessuno. Beh, oddio, c'è la scuola, come c'è nessuno? Ma perché in realtà dovrebbe essere una scuola elementare, quindi non credo che non so l'età dei miei spettatori e dei miei iscritti, ma non penso che mi seguano dalle elementari, non credo. Beh, vabbè, pure se fosse. No, nulla di male. Ma te volevo dire oddio, aspetta, te stavo a dire una cosa, però mi sono tipo stoppato. Quindi tu mi hai detto che stai a continuare a fare YouTube, no? Sì. E come sta andando? Perché molti YouTuber sono migrati qui su Twitch. Cioè, io per esempio non sto più a fare quasi YouTube. Ti dico, anche per quanto riguarda YouTube c'è stato un attimo un momento di stallo da parte mia. Più che altro perché io sono una persona che ha bisogno di stimoli esterni. Cioè, io di mio faccio poco, nel senso che se tu mi dici guarda vai su quella piattaforma e fai i tuoi contenuti, se non ho qualcuno al mio fianco che li fa come me e assieme a me, difficilmente mi ci impegno. Quindi quando l'età d'oro di YouTube, quando ancora la gente non era venuta qua su Twitch, a me piaceva un sacco anche solo pensare ok, c'è in questo esatto momento c'è quello YouTuber X che sta registrando un video, che sta caricando un video, quindi allo stesso tempo io mi impegnavo per registrarli, per farli. Ho un po' questo spirito tra molte virgolette competitivo, se vogliamo, ma tra tantissime virgolette, e adesso diciamo che nell'ultimo anno effettivamente, vedendo che tutto il contenuto si è spostato su Twitch, anche i video migliori di YouTube alla fine cosa sono? Sono clip ricaricate da Twitch spesso e volentieri. Ormai sta andando a una cifra. Infatti io ringrazio il mio freebooter ufficiale che è in quel di Twitch. Però molte clip divertenti, sì, tutti i video su YouTube sono quelli di Twitch, ovviamente, ricaricamenti. Poi ci stanno, vabbè, i video di Pantellas che fanno un po' cagare alle volte. Poi sono la ciliegina, lì dici proprio sto bene su Twitch. Sì, poi ovviamente ci sono eccezioni, ci sono un sacco di YouTuber che stanno andando alla grande, che fanno davvero roba di successo, bellissima. Ti penso, non so, a Eman Loru, Un'Ale della Giusta, non so cosa ne pensi tu, ma secondo me stanno spingendo forte su YouTube. Sì, però, capito, sì. Tipo Fois sta spingendo una cifra, Vanni Fois. Anche lui non seguo perché non apprezzo molto i video sul cibo, cioè non sono proprio il tipo che si guarda video sul cibo, però anche lui spinge tanto. Ma no, non mangio. Vado avanti ad aria. Aria pulita, aria di parco. Aria di parco, esattamente. E quindi sì, diciamo che c'ho un po' questo periodino così, che non c'ho tanto la motivazione da parte esterna, adesso devo trovare quella, la mia motivazione per continuare bene su YouTube. Adesso si vedrà. Però stanno bene alla fine, stanno bene. Sì, vabbè, l'importante è che va tutto bene. Poi il problema, guarda, è successo anche a me, quando te manca la motivazione, dici perché sto a fare questo, Esatto. Ma andiamo al fulcro, andiamo al sodo. Allora, tu naturalmente un'amicizia molto importante che hai coltivato nel tempo, secondo me te la volevi pure bomba, è stata Kokeshi. Ma Rubì, che ho detto? Non è che c'è solo il sesso, c'è anche l'amicizia maschio-femmina. Sì, però tavoli bomba, io lo so per certo. Comunque, vabbè. Questa è un'altra cosa. Quanto, no, ti rispondo dopo, questa è un'altra cosa. Però
io per esempio l'ho sempre detto, a me dispiace che ho riscritto a Kokeshi, mi ha gustato non un po' di tempo che non ci sentiamo, la volevo pure invitare, però io quando una persona mi costa una volta, io purtroppo non gli scrivo mai più in vita mia, e so che pure te ci sei un po' rimasto così. Cioè, poi racconta tutto dall'inizio, come hai conosciuto Kokeshi e la situazione attuale, che è un po'... Grazie per un euro, Lord. Allora, Rubio, io ti dico... Vogliamo sapere del Vitalino, non ce l'ho con Kokeshi, non ce l'avrò mai con lei, proprio perché, come già ti stavo accennando, secondo me è un po' una persona come me, è un po' una persona che se c'ha quel periodino si isola completamente. Ma sta periodino, sono un anno e mezzo, sono due anni, periodino insomma, periodino. Lo so, però non lo so, io non riesco ad avercela con lei. E, ti dico, allora... Partendo dall'inizio, noi ci siamo conosciuti un po' per caso, perché, cioè per caso, erano comparsi i suoi video in home quando è esplosa all'inizio. E faceva tanti miei video, l'ironia era più o meno simile e quant'altro, quindi abbiamo deciso di incontrarci e fare il nostro primo video assieme, che è andato anche tanto bene. Avremmo dovuto farne anche uno sul suo canale, però poi non ci siamo più rivisti. E fino all'anno dopo. L'anno dopo abbiamo registrato un secondo video, che io ho anche editato e caricato, bellissimo video. Ah, quello bellissimo. L'hai editato te? Sì. Ma per canale suo, no? No, per il mio. Ah, ok. Sì, ci metto una settimana per i miei, figurati se faccio quelli degli altri. Poi non no, vabbè, infatti. No, sia mai. E, no, era venuto anche bene, l'ho caricato e lì diciamo che c'è stato un po' un disguidetto che non lo so, non voglio dire pubblicamente perché alla un fine, disguido no, un disguido sti cazzi sì, un disguido. E poi niente, il video è stato tolto e... lì un po' ammetto di esserci rimasto male, cioè non tanto per... Ah, ti ha chiesto proprio lei da toglierlo? Sì, dai, ho capito, sì, boh. No, cioè, no hate, davvero... No, hate, la verità, capito. La verità, io dico sempre la verità. Sì. Pure qui è la verità, cioè, tocca dire la verità. Io, col senno di poi, ho capito la situazione e sti cazzi, sinceramente. Lì per lì c'era un attimo rimasto male perché, non tanto per il lavoro svolto o per chissà cosa, più che altro perché a me dispiaceva vedere una collega, sì, un'amica o quant'altro, che quasi rinnegava un pochino il suo passato. È come se adesso io, esatto, pure... volessi eliminare i video dove parlo di determinate cose, solo perché per ripulirmi un attimo l'immagine, per fare cose in futuro. È comprensibile, comprensibilissimo. Poi anche lei, quando ha fatto uscire l'ultimo video, quello dove parla dei vari problemi che ha avuto, lì è ancora più comprensibile, perché effettivamente avere ragazzi e ragazzini che ti vanno sempre a fare battute sul sesso e quant'altro, magari a una certa ti puoi anche stancare. Però vabbè, dipende come abitui il tuo pubblico, sta a te, dipende come lo abitui. Io per esempio, io so che magari le persone che mi seguono non fanno determinate cose perché sanno come funziona qua. Purtroppo il pubblico è lo specchio dello streamer o dello youtuber, sì, ma infatti è la dura legge dell'internet. Quando tu pubblichi anche il tuo primo video, cioè sai già che quel video potenzialmente potrebbe essere visto da milioni di persone e che quelle milioni di persone possono a quel punto avere quell'immagine di te, quindi c'è poco da fare. La colpa non è tutta del pubblico, è diciamo un 50-50 se vogliamo. Sì. Però è comprensibile voler un attimo dirsi, voler cambiare, voler Vitalino cambiare il un attimo strada. Vitalino ci sta nella il vita, ci sta. E quindi no, per quanto riguarda il nostro rapporto, ci siamo un attimo persi di vista. Io sono contento che abbia fatto quel piccolo ritorno su YouTube, per quanto si possa chiamare ritorno, e mi piacerebbe rivederlo. Per quanto si possa chiamare, perché ormai... Però rinnegare il proprio personaggio, alla fine secondo me Kokeshi c'ha un bel personaggio. È stato boh. Poi io quando l'ho vista, che se siamo visti, lei è molto molto simpatica, ammazzita di risate. Però sì, boh, non ho capito questa scelta. Dice magari tu
per lavori futuri, che ne so. Non lo so, non lo so, è una cosa che io non farei, cioè al massimo se proprio proprio io cambierei il mio personaggio, tra virgolette, nel senso che se avessi la necessità, non è una cosa che, di cui necessito, però nel caso lascio il mio passato indietro, me lo lascio alle spalle e continuo verso un nuovo futuro. Lei invece secondo me ha fatto una scelta che si è ritrovata un po' in mezzo a due fuochi, ha eliminato proprio Ovidio, ha eliminato un po' se stessa ed è quello che mi è dispiaciuto tanto. Ma secondo te questa scelta è anche perché sta a Corovazzi? Cioè ha fatto questa scelta anche per... Grazie Munez! Perché sta a Corovazzi. In che senso? Nel senso è condizionata dallo stare con Rovazzi? Questa scelta di fare il tutto. Allora, se intendiamo... Cioè, Rovazzi secondo me è una persona apertissima mentalmente, quindi non è quello. Magari l'unica cosa potrebbe essere... Che so quei bambini, Giumbo? Vabbè. Un po' di educazione, però. No, comunque, diciamo... dopo le rimetto dentro. Vabbè, no! A scuola, le rimettiamo a scuola dopo. Vabbè, dicevamo. Diciamo che... Dico che... No, che secondo me non è condizionata, non è stata condizionata, più che altro magari sentiva a quel punto una pressione tale da non sapere neanche lei cosa fare, forse. Perché stai con Rovazzi che comunque ha contratti e contatti lavorativi importanti, magari ti senti un pochino pressata sotto molti punti di vista. E quindi ha preso sta decisione. A me è dispiaciuto. Io la capisco. A me è dispiaciuto perché comunque... Cioè, boh, quando sparisce la gente... Io la posso capire da una parte, però alla fine perché non gosti qui, non parli più con questo? È un po' isolata, secondo me. È un po' la cosa da non fare. È proprio la prima cosa che non devi fare e che appunto faccio anch'io, quindi sono un po' il bue che dà del cornuto all'asino. Però sì, sarebbe stato figo se avesse continuato o se adesso tornasse, secondo me. Perché il dispiacere più grande per uno youtuber, secondo me, almeno parlo per me, è vedere altri colleghi che stimi abbandonare un po' la piattaforma e quant'altro. Infatti io feci anche un video, tra molte virgolette, contro Twitch, tra tantissime virgolette, proprio perché in quel periodo sentivo questa cosa, sentivo quasi la mancanza dei miei colleghi che piano piano se ne stavano andando da YouTube. Però quando... ma restate, dipende, io... Cioè io sono venuto pure qua, a parte qui perché ho un contatto più diretto con la mia chat che ci parlo tutti i giorni. In più io sono sincero, cioè io vi ho 5 volte i soldi che faccio su YouTube. Io poi con questi soldi posso fare un bello studio e posso aiutare pure i miei genitori. Ma che cazzo mo fa che più due spicci sta su YouTube? E sto pure meglio qua. Sì, sì, sì. Capito? Però... Ti dico, adesso non so se tu hai caricato qualche video ultimamente, però da un annetto a questa parte, forse un po' meno di un anno, YouTube si è un po' svegliata. Cioè, hanno cominciato già con l'autocertificazione a togliere tutti i problemi dei bollini gialli. Ok, quindi già quello è una cosa importante. Batta a prendere il culo, Mike, non ti ho mai scroccato niente. No, Mike Shush, scusa. Io prima ricordo che avevo fatto anche un video, guadagnavo tipo a volte 30 euro per un video da 1 milione di visualizzazioni. Vabbè, ma perché tu lo facevi da 4 minuti, io minimo 10 minuti, anzi mo se può fa pure da 8. No, ma anche video da 10 minuti col bolino giallo mi ricordo che si prendevano una miseria. Invece vabbè, adesso sì, con l'autocertificazione e tutto, diciamo che riesce ad avere dei bolini verdi tranquillamente, perché YouTube si è appunto svegliata, e sti bolini verdi pagano. Non dico cifre esorbitanti, mai quanto Twitch ovviamente, però pagano. Quindi non lo so. Vabbè, infatti... Se volete tornare, streamer in ascolto, se volete tornare su YouTube.
No, ma infatti l'unico che fa i soldi di Capala qui è Mike Scioscia, sia su YouTube sia su Twitch. È proprio una macina. Quello è. Ma detto, grazie al cazzo. Guarda, fa cazzare. Grazie al cazzo, Mike. Grazie. Grazie. Cosa ho scritto? No, ho scritto. Concordo con Jumbo. YouTube paga. Grazie. Vabbè, non se fai un video al mese come me, però YouTube paga. Mannaggia i sandali. Vabbè, quello sì. Però io guadagno più qua, sto bene e sto qua. No, lo sai che c'è? Certo. Che YouTube comunque devi fare video, lo devi editare. Invece qui vai alla grande. E poi qui non c'è poi avere maschere. La gente ti vede per come sei. E io mi voglio far vedere come so. Un porco! No, scherzo. Rubi. Guarda, c'è stato al parco, no io. Scherzo. Hai ragione. Beh, però un pochino di maschere nella vita servono sempre, un pochino di personaggio, alla fine lo siamo un po' tutti. Sì, vabbè, è naturale, enfatizzi tantissimo, non è che nella vita reale faccio tipo... cioè, no, è normale, però... E te non senti il bisogno ogni tanto magari di prenderti lì e fare il video? Cioè, come senti magari il bisogno di fare le live quotidianamente, eccetera, non senti il bisogno non di Non lo sento più. Io sento il bisogno di organizzarmi la settimana per le live e sento il bisogno di migliorare la qualità e tutto per far capire alla gente e per far capire anche a me che sto migliorando e sto andando avanti e fa sempre di più. Questo è il mio obiettivo ormai e non mollo okay. Un cazzo, mollo d'estate e mollo mai, cioè se l'arti si piana una vacanza e c'è più un cazzo perché ci credo in questa cosa e voglio andare fino in fondo, non mi frega un cazzo. No, fai bene, fai benissimo. Sì. Capito? No, io c'ho ancora la mentalità da youtuber, quindi ancora se per una settimana, due settimane non faccio un video ci sto un po' male, dico no, adesso mi metto sotto e lo faccio uscire. C'ho ancora sta cosa. Poi, vedi, io comunque c'ho più progetti futuri, no? Nel senso, se metti in giorno... io so mettere tutti i soldi da parte per poi andare avanti con la mia famiglia, magari crearne una mia, non dico niente, però magari crearne una mia e voglio far sta bene tutti, perché molti mi dicono, allora, io comunque un giorno forse vorrei diventare papà, e quindi, però non voglio diventare papà e non avere i soldi per far star bene la mia famiglia o mio figlio, quindi devo fare di tutto adesso, mi devasta adesso del lavoro per poi un giorno, capito, far star tutti bene. Questo è il mio mood adesso. È il tuo credo ninja questo adesso. Porco Giuda, sì. Perché a me non mi va, capito? Io mi ricordo quando andavo al lavoro, la gente mi faceva, Rubi, non è che poi fa sto turno perché io c'ho due figli, ho capito, amico mio. No, sì, ci penso bene, Mike, non ti preoccupa. Che poi, Mike, tu sei passato dal dimmi il prossimo se temo al pensaci bene. Capisco tutto. E a me venivano dei genitori che mi facevano, che lavoravano insieme a me, dei colleghi, fa... ma non è che poi pia sto turno perché io ho due figli, ho capito, perché devo lavorare io perché te hai fatto due figli? Pensaci bene, cioè io non mi prendo la responsabilità di una vita umana senza farmi tutto uno schema e senza sapere che sto bene. Sì. Capito? E poi lo stress, si è alzato il vento, spero non si senta da fastidio il vento in cuffia. No. Ok. Che poi la cosa negativa di questo nostro lavoro, che alla fine molti non ci pensano nemmeno, cioè il pubblico e gli iscritti e quant'altro, è che i guadagni nostri magari sono, cioè vostri, degli streamer. Pure tu, io ancora. Ma io guadagno io ancora. Non lo so, non voglio fare i conti in tasca a nessuno. No, vabbè, per dire. Spesso gli iscritti lo fanno e noi abbiamo magari guadagni un po' più alti della media, ma perché? Perché noi a 40 anni magari, questo lavoro, non è che a 40 anni posso fare le stesse battute e sparare sos nei parchi. No, beh, ti rinnovi. Ti rinnovi, però è difficile comunque arrivare a una certa età sempre con lo stesso livello. Vabbè, quindi certo, è normale. Bisogna un attimino...
dobbiamo farci adesso la pensione, fondamentalmente. Sì, esatto. Cioè, quindi... sono completamente d'accordo. Tu che adesso mettete tutti i soldi da parte. Infatti io ho ordinato un televisore di 1600 euro. Ci sta. Beh, non tutti i soldi vanno messi da parte. Esatto, non tutti. La champagne. Sì, qualcosa. Ho ordinato pure una telecamera nuova. Vabbè, ma perché c'ho un... Sì, ho flexato un pochettino per una volta. Posso flexare? Una volta, chat. Una volta. Ma perché questa cosa serve, questa cosa che ho fatto serve per un progetto futuro, cioè per un progetto di start anno. Ma te c'hai 40 anni, Apollo, ma va tappi under cool. Cioè mi dicono c'ho 40 anni, io. Guarda come sto fresco, no. 40 anni. Guarda. Io spendo i soldi, investo per Twitch, per poi star tranquillo. Sai che io c'ho un vizio, ultimamente, che ogni volta, anche più di uno forse ne abbiamo, Rubin. Ah, guarda, sì, lo so. Che ogni volta che spendo soldi, anche per la qualsiasi stronzata, io dico sempre, vabbè, è un investimento. Qualsiasi cosa per me sta diventando un investimento. Vabbè, per me è un investimento. Non so te. Sì, no, ma vabbè, a me tutto quello che ho preso per adesso mi serve tutto. È un investimento. O devo prendere tutto. Funko Pop? Quelli mi hanno regalati. Okay. Quelli dietro sono tutti regalati, non c'è manco uno mio. Ok. Vabbè, ma te ci avrei 38 anni, a dilemma, ma li portaci. Scusa, cioè, mi hanno fatto una domanda in chat. Mike mi ha fatto una domanda che risponderò ovviamente. E non capirò questa domanda io. Che domanda era? No, domanda molto, molto semplice. Mi ha chiesto se tu paghi le tasse, Giumbo. Sì, ma certo che le paghiamo le tasse. Certo, certo, è normale. No, non è Peppe Fetish, ragazzi, è Giumbo Drillo, c'è scritto. Come? No. È il futuro della carriera di cui parlavamo prima, mi sa. Ah, quello è Peppe Fetish. Mi sa. Rubista, metti i soldi a parte per comprarsi bot migliori. Anche questi che ho ancora so quelli base. Vabbè, anche quello è un investimento. Investimento. Sono investimenti, certo. Sì. Allora, adesso. Un po' di vento. Si sente il vento? Okay, ancora no. Adesso a posto. Allora, attualmente, Giumbo, a parte Kokeshi, che ormai sa se mo' giocata, quali sono i tuoi obiettivi? Il nesso Kokeshi obiettivi non... No, vabbè, per dire. No, certo. I miei obiettivi, guarda, ti dico, collegandomi un po' alla tua ricerca di una stabilità, no? Anche a me piacerebbe arrivare a quella stabilità di poter dire ok, sto facendo le cose bene, sto facendo il mio video, sto facendo le mie live, i miei contenuti e quant'altro, sto mandando avanti i miei progetti e sto bene così. Alla fine il mio obiettivo è arrivare a non avere obiettivi, a togliermi magari questo casino dalla testa e dire ok, sto facendo le cose una dietro l'altra, le sto facendo bene. E mi basta questo, perché sono le cose che mi piace fare, punto. Ah. Sono obiettivi abbastanza semplici alla fine. Ma è vera la cosa che tua madre, che non sapeva che facevi lo youtuber, che poi l'ha scoperto, perché gli hai mai detto? O era una cazzata? Allora. No. Ah. Un'altra scusa delle mie. No. Grazie allora, per l'uno. Sapeva e sa che mi occupo dei video. Cioè lei sa che faccio video. Ah, ok. Sa che faccio video, però non sa che video faccio, non ha mai visto un mio contenuto. Ed è meglio così. E ti dico, è meglio così proprio perché lei è di tutt'altro pensiero, siamo proprio due persone opposte una dall'altra, anche a livello di ironia. Io sono molto più simile alla famiglia di mio padre. Mia madre era molto più
perfettina, diligentina e non si scherza su certe cose. Ah, ok. Grandissima madre, non si toglie nulla. Sì, sì, sì. Però appunto non volevo darle questa, insomma, questa brutta notizia, farle sapere che il figlio fa contenuti un po' così. Come un po' così? Vabbè, basta gli dici che faccio i contenuti su YouTube. Per me il mio percorso è stata una grande soddisfazione anche per i miei. Perché te... non lo so, non so come la prenderebbe molto male, secondo me, mia madre, se vedesse i video. Cioè, sapere che faccio video e quant'altro è tranquilla. Sì, se il contenuto è il problema, dici. Il contenuto, esatto, è il grande problema. Ah, ok, magari non capisce l'umorismo. No, e ne sono sicuro. Cioè, un sacco di gente anche in scorsi video mi ha sempre scritto: no, ma figlia ti capirà, figlia ti tua madre ti ama, capirà. Ciao Nick Radogna. Molto meglio, secondo me è molto meglio. Scusa, ma io scrocco il sabato, Nick Radogna. Molto meglio non dare troppe preoccupazioni a un genitore, soprattutto se la preoccupazione è il figlio che spara minchiate su internet. Mia madre la conosco fin troppo, la conosco meglio dei miei iscritti, quindi fidatevi ragazzi che meglio di no, meglio così. Ma dice è impossibile proprio che capisce tutto, è impossibile. Zero. Grazie per i 100, amico mio. No, lo dico perché anche quelle pochissime volte che mi sono azzardato a fare le battutine, magari a tavola, magari tra di noi in privato, putiferio, quindi molto meglio di no. Anche per lei, anche per la sua sanità mentale. Okay. Ah, ti occupi della sua sanità, ok. Allora, c'è la domanda della chat che è: Giumbo, ci parli del tuo rapporto col forum dei brutti e i suoi utenti? Grazie Piacento per questa domanda, prego. Allora, io ho scoperto il forum dei brutti con la live di Marra e Tutubi, mi pare, che ci fecero un live 2 anni fa ormai. Okay. E lì mi è spuntata la curiosità e mi sono detto, vediamo se ci sono anch'io, poi basta. Mi sono iscritto giusto per vedere cosa pubblicavano e la prima volta sul forum dei brutti non te la scordi mai, è proprio divertente. Lì ti svergini completamente il cervello, secondo me. Ah, non il so cervello, se te ci... perché, ok, se no... Sì, ovvio. Non so se ci sei mai stato, se no, hai ma infatti ti stavo a chiedere qual è il contenuto del forum, ma dei brutti perché vanno tutti schifar cazzo, esteticamente? Ma ti dico, in realtà sono molto più belli di me, molti. Cioè, è gente che non è piacevole alla vista, è gente piacente, non è che sono per forza brutti, però si considerano non abbastanza per questa società. E quindi dicono, la società è stronza, Red Pill e tante altre teorie fantastiche. E passano le giornate, a volte ho fatto anche dei piccoli calcoli, c'è gente che ad esempio c'ha una cosa come decine di migliaia di commenti, e se pensi a decine di migliaia di commenti tu pensi anche a quanti minuti, quante ore ha passato sul forum. Quanto tempo perde, sì. Esatto, quindi c'è davvero gente che ci sta la vita magari dietro queste cose e passano il tempo a giudicare esteticamente le altre persone. È quello che magari facciamo noi tutti quando giriamo per strada e diciamo quella lì è figa, quella là è brutta, quella là è bella, quella là è così. Però lo fanno appunto così, tra di loro, dando voti. Cioè quindi passano la vita a dar voti. Faccio un salto, secondo me ci sei anche tu, ci siamo tutti. Ma hanno messo 3 brutti a me, quindi... A parte la bellezza è soggettiva. Guarda che pezzo di figo. Mando cazzo annata, oh. Cioè, ma io non lo so, mettete a me. Diglielo. Guarda che roba, oh. Guarda che manzo. Ma io non lo so sta gente, vabbè. A me lascia un paints. Ma meglio io non lo so sta gente, no. Ma non è vero, questa è una cosa triste. Che cosa, Ilaria? Che cosa? Ha detto questa cosa triste. Attenzione, forse abbiamo una protesta, Giumbo. Prego, prego. Quindi noi sentiremo, intanto che Ilaria ci espone quello che ci vuole dire. Come non è vero? Ma non è vero che sono bello io, magari stava a me? No. No, non credo, impossibile. Al massimo avrà detto che non è vero quello che... Grazie, Amin, per l'1 euro.
La chat vuole sapere del ditalino al parchino di Talino. Che cazzo è sto? Ho capito, basta. Ditalino al parchino. No, no, ok, ditalino al parco. Che cazzo è? Okay. Me lo stanno a spammare due ore. È un video, è un vecchio video che avevo fatto qua dietro, tra l'altro. Ah. E di che cosa parla? Ho indicato la scuola. No, no, è un po' più in là, non proprio un po' più in là. No, parla di un'avventura con una ragazza del mio passato. Vuoi che ti faccio un piccolissimo riassunto? Un riassunto. Te lo spoilero, quindi. Sì. E io sono un po' un porco. No, beh, apprezzo le cose fuori casa. Piacciono le cose. Sei uno che se vuole fa vedere, insomma, che gli piace il rischio. Gli piace il rischio. Però esatto, è il rischio, che ti. E quindi nulla, eravamo usciti io e questa ragazza. Età? 18. Una cosa dirà l'altra e quindi. Vabbè. Era meglio non chiedevo, andiamo avanti. 18 adesso. Ah, adesso, vabbè. Quanto... scherza, è una piccola battuta. Aveva già 18 anni, Ok, ragazzi. E niente, quindi, insomma, una cosa ha tirato l'altra, è partito il ditino. Ma è proprio partito. Solo che... è un po' partito. Mette un po' ansia a dirlo. Mette un po'. Perché? Un po' vergogna a dirlo in live. Un conto è quando sono da solo in camera. Un conto è qui davanti a te, Rubì e gli altri. Sì, ma no, ma siamo pochi, Siamo pochi oggi. Siamo quasi mille. No, i ragazzi, no, dai, mi dissocio. No, scherzo, oggi siamo quasi mille. Stiamo arrivando al millante. Stai ad aspettare i ragazzini? Sì, un attimo. Non vorrei. Vabbè. Far sentire. Ciao! Ciao! Bella ninja! Ed è uscito il sanguinaccio. Sì. Ecco, che cazzo c'hai? Un... orco dici? Un perforatore! Drill non solo di nome. No, il fatto è che non me l'aspettavo e non se l'aspettava nemmeno lei, ma mi sa che era credo il primo giorno di ciclo a questo punto. Mi viene da pensare. O magari la vergine. No. Hai testato prima? No. Però me l'ha detto. E se non era vero? Non mentono mai. E no, se le ragazze non mentono. Sì, il cazzo. E se non era vero? Ma poi non mi ricordo se... Non mi ricordo se era... Se avevo assaggiato, perché era buio, era molto buio, quindi forse... Se hai assaggiato, che assaggiato? Forse... Adesso non mi ricordo se avevo assaggiato o meno. Capita che vuoi assaggiare... Ma... Che vuoi assaggiare? Il prodotto. Il prodotto interno lordo. Che schifo, ma che cazzo tu sei messo? Sulle patatine, ma che è? No, era buio. E quindi non sapevo che fosse sangue. Quindi una volta tolto. A parte no, parliamoci chiaro. Ci sono le ragazze che ingoiano cose molto peggiori del sangue. Il sangue non è niente di che alla fine. Fidatevi ragazzi, fidatevi. Sei un vampiro insomma. Sì. Non mi aspettavo. Vabbè, andiamo avanti. Non ci fermiamo. Andiamo avanti. Non ci fermiamo. Saluto la signora qua di fianco. Okay. Grazie signora, arrivederci. Un saluto. Vi ricordo ragazzi che Amazon Prime sub è gratuita. Scusa Giumbo, devo dire, se no non si sabbano. Quindi ogni tanto appena esce la maglietta, perché ho fatto una maglietta così non lo dico più. Con Amazon Prime la sub è gratuita, proprio la maglietta, così non lo dico più. Davvero? Sì, per forza, cioè ogni volta Amazon Prime la sub è gratuita, sabbatevi, sostenere il canale, invece mi faccio la maglietta, mi metto la maglietta, mi guardate la maglietta. Ci sta, bella idea.
Secondo me sì, col font delle, della polizia. Stanno arrivando! Grazie Prince Blade, grazie alla sub. Grazie Prince. L'ho fatto col, vi do un piccolo spoiler su questa maglia, l'ho fatto col font della polizia. Sai qual è la polizia? Sì, sì, sai sì. Qual è il font? Quello scritto guardie, tipo De Pippo sì, Solo. Sì. Chi è che aveva fatto? Qualcuno aveva fatto la maglia guardie? Sì, sì, Pippo Solo, Pippo Solo. Pippo... Ah, ok. Sì, io invece con quel font ho scritto con Amazon Prime, la sub è gratuita e ci vorrei mettere un paio pure di manette dietro. Un marketing manager, Rubino. Sì, sì, ma questa poi io la darò a tutti gli amici miei streamer, quindi la invierò pure a te. Faccio un tot così. Grazie. La invio, se la vanno se la mettono, se no amen. E poi forse la metterò in vendita, anche chi cazzo sa compra, però se con Amazon Prime la sub è gratuita. Cioè può essere un meme, anche però. Piccoli, sì, anche i piccoli streamer, volendo. Sì, io poi la regalo ai miei amici e... Attente, devo dare un cazzo, Olivio. Entra Olivio, attente, devo un cazzo. Tu mi farai Olivio. Perdere. Un saluto a Olivio, no, scherzo. Anzi, a proposito di Olivio, stasera, ragazzi, ho la partita di scacchi alle ore 21 contro Lucy Lane. Buono. Sì, sì, me la sì, stavo sì, guardando sì. Qualche partita, me la stavo guardando. Io come, te la cavi? Sì, come due de coppe quando regni a bastoni. Ne so, proprio una pippa allucinante. Oggi però vediamo se riusciremo almeno a portare queste partite a casa. Speriamo. Vai, la guarderò 20. Allora. Lo spero, spero. Un'altra domanda. Cosa ne pensi del pool streaming? State arrivando! Oh, tab, grazie Giacomo Prime. Scusami. Grazie Giacomo. Grande Giacomo. Delle hot tub streamer? Sì, hot tub. Ho pareri un po' contrastanti. Penso che alla fine l'unica vera e propria soluzione sia quella di... Tra l'altro ho ascoltato anche il tuo parere, se sì. Non sbaglio avevi detto che era giusto che ad Amorant avessero tolto i guadagni, o sbaglio? No, ho detto che gli hanno tolto i guadagni, ma secondo me capirai con 23.000 sub ti tolgono le pubblicità, hai fatto proprio un... Sì, no, esatto. Quella è la prima cosa, se appunto Twitch vuole rimanere una piattaforma tra molte virgolette pulita. La seconda cosa da fare è appunto fare la categoria. Eh sì, fai la categoria hot tub, metti più 18. Hai risolto gran parte del problema in quel modo. Ieri, questo per esempio, hanno bannato una ragazza che conosco, una mia amica, Wolfie Cleo, perché stava al mare e stava a prendere il sole. Secondo me è stata fatta la categoria hot tub. Secondo me l'hanno bannata perché l'hanno segnalata. Perché, vabbè, stava al sole, ogni tanto si girava, lei c'aveva il costume... Corfiletto si vedeva la chiappa, ogni tanto si girava, però io ho visto un po' la chat, dice girati, faccio vedere le chiappe, girati. Cioè, capito? È un po' un perizoma, sì, non so che cazzo è, però no, Wolf il lupo, Wolf il Cleo, vabbè, ma lei comunque gli piace il suo corpo e lo mostra. L'unica cosa, loro furbissime, comunque chi le ragazze che sanno di avere un bel fisico e lo mettono in mostra, furbissime. Cioè. Non capisco io più che altro quelli che stanno a guardare, quelli non li capisco. Cioè io anche volendo, ok, passo un attimo lì 5 minuti e poi che ne so. Non mi lascia nulla. Cioè, magari fai? Sei tu che lasci qualcosa. Te li guardi, Ruby? Ma io guardo per capire la situazione. Ah, ok. Per io capire. Passo un po'. Passo da. Ma ci sto 2 minuti, poi saluto e poi me ne vado. Più che altro, sai perché? Perché molti dicono: ma ci stanno altre piattaforme. Vatta a fare una pippa, eccetera, eccetera. Però, perché la gente le vede su Twitch? Perché sembrano più raggiungibili, capito? E quindi dicono cazzo, e poi vabbè lì se vanno a pippe, alcuni se vanno le pippette, altri no, magari un saluto al cecchino, guardano così, capito? E sono quelli che non lo fanno, che non capisco, cioè capisco uno che vabbè arriva lì, che deve fare?
Ma guarda, io per esempio a me non me ne frega un cazzo, tanto che quest'estate appena mi daranno l'ok farò una, un hot, no non farò hot tub, farò una pool party. Pool party, ho già avvisato, verrà anche a mia ragazza, ho già avvisato una ventina d'amiche mie, 20 o 30, non mi ricordo quante ne ho sentite, per comunque fare una festa ad hoc. Dove vedo mettere delle camere e cose, se ci riesco anche bene. Anche qualche bel maschione. Non ci avevo pensato. Vabbè, basto io. Adesso... Giusto. Hai capezzoli maschili? Adesso sono bannabili? No. O no? No, adesso allora, no. E allora? Adesso no. No, ma mo vediamo un attimino, però mo, no, in realtà la qualcuno dovrà invitare, naturalmente Mike Shosha non posso perché ormai è sposato, e, però qualcuno inviterò, mo vedo come sistema la cosa, l'importante è me danno l'ok, se non la farò è solo per problemi tipo de video o de audio, però io penso di farla, mo vediamo un attimo... Vediamo un attimo come fare. Medigio, ragazzi, ci starà. Me l'ha già detto. E poi altre non ve posso di nulla. Perché comunque la maggior parte sono Suicide Girl. Che pensi di Suicide Girl? Quello che pensi te. Ok, perfetto. Allora, abbiamo il pensiero simile. Ok. Abbiamo il pensiero simile. Comunque ma... no, un bel progetto. Secondo me andrà bene. Però devi aggiungerci, te lo dico, almeno un bel manzolo devi aggiungere. Vabbè, quello so io però. Altri due. Dici in un basso. Anche per le, per le fantasie un po' più, capito? Se ne metti solo uno, metti già due o tre, un attimino. Vabbè, sì, ci può stare. Secondo me sì, forse sarà la prima volta che tirerò fuori il mio corpo. Perché io non mi sono mai spogliato in pubblico perché mi dà fastidio. Però neanch'io. Neanch'io. Davvero? Cioè proprio non mi piace il mio fisico e non voglio mostrarlo. Vabbè, però tu magari, tu perché sei molto magro, però magari una non hai mai pensato di andare in palestra per aggiustare. No? In quarta superiore ho fatto... anche se non si direbbe un annetto di palestra, mangiando malissimo, quindi non mi è servita nulla fondamentalmente. Dovrei farmi seguire bene se voglio davvero cambiare qualcosa. Però, insomma, per quanto riguarda il mostrarsi, no, non mi sono mai mostrato nemmeno io. Tra l'altro è anche da un bel po' che non vado né in piscina né al mare io. Sono anni che non vado al mare. Davvero? Come mai? Te lo giuro. È per quel motivo lì, uguale. Ah, per esempio per il fisico? Io sì, a me dà fastidio, cioè allora se sto in live, a me non mi mostro pubblicamente in live, però se sto in spiaggia, naturalmente sto al mare, me levo tutto, sti cazzi, mi metto i pantaloncini, tanto c'ho il fisico da venditore dei panini davanti alle discoteche, insomma, quindi boh, io dovrei fare qualcosa, però... Mo per esempio non c'ho proprio tempo, io dico sempre a tutti, no, regà, perché sono sincero, molte persone mi invitano in molti canali, naturalmente io ho delle priorità che so, il Cerbero e Green, e non c'ho tempo, proprio non c'ho tempo da sia per me e sia per altre cose. Cioè proprio io finisco il tempo, per esempio lunedì sto sempre da Omi perché facciamo la fifatina, poi gli altri giorni, il giovedì, il venerdì e il sabato sono sempre al Cerbero, poi da Green, non riesco a trovare proprio tempo manco per me stesso a momenti. Ma neanche per una dieta, niente? Sì, vabbè, la dieta me ci dovrei mettere, sono sincero, vado da un dietologo, da un nutrizionista, ci dovrei andare e fammi vedere, dovrei fare una cosa... No, fatta bene. Io sono sincero, per me è pigrizia, cioè la mia è pigrizia alla fine. Invece il mio è proprio non avere tempo, di capire. Pure un po' è pigrizia, sì è vero, ce la metto. Però proprio... C'è sempre secondo me un po' di pigrizia.
Poi devo andare pure dalla ragazza mia, cioè, proprio sto cotto. Però quasi sicuramente, tipo quest'estate, 2 o 3 giorni, una settimanella di stop, me la prendo perché sennò muoio. Ma te fai tutti i giorni? Io Tutti i giorni faccio live o ti tutti i prendi? giorni tranne il mercoledì. Ah, ok, il giorno di pausa, sì. Sì, perché sennò poi, che sai, cioè, andavo Impazzisci. proprio. Sì, per forza. Cioè, io se te racconto, io non so. Anzi, come funziona? Cioè, come funziona la tua giornata, ad esempio? Una tua Cioè, giornata tipo? non esiste la mia giornata tipo. Cioè, un giorno faccio mille cose, il giorno dopo, i giorni dopo, anzi, mi ritrovi a fare il fannullone. Cioè, la mia giornata tipo non ha senso. È per quello che il mio obiettivo era proprio questo alla fine, trovare una quotidianità e riuscire a gestire tutte le mie cose. E non esiste la mia giornata tipo, non c'è. Devo ancora capire come organizzarla, quello è il problema. Ed è grave, dopo 6 mesi che sono a Milano, forse avrei dovuto farlo. Ah, tu ti sei trasferito? Sì, è da 6 mesi che sono a Milano adesso. Mo sei uno youtuber completo allora. No. Sono lo youtuber tipo Sono youtuber. italiano. Eh sì, perché se stai a Milano diventi proprio lo youtuber Super Saiyan. Invece Esatto. sto ancora a Roma, io sono ancora lo youtuber normale. Youtuber streamer. Qui mi dicono: il tempo è una scusa, cioè non hai tempo di fare nulla, ma di mangiare sì. Grazie al cazzo. Anzi, quando faccio il Cerbero, manco c'ho il tempo da mangiare. Ma io ti faccio vedere una mia giornata tipo, te la dico pure a te, Giumbo. Io, per Vai. esempio, allora, dalle 18 alle 5 del mattino non ci sono, perché faccio tutte live. Quindi già una parte di giornata la levi. Fino alle L'altra. 5 di mattina. Bella Gabro, l'altra. Sì, perché poi faccio GTRP. Perché 18:20 faccio la mia live. Corro subito e vado al Cerbero. Ritorno indietro, sto in live da green. Finisco da green e vado a fare GTRP. Ok. Quindi faccio tutta alla svelta. Poi la mattina mi organizzo con tutti gli ospiti. Mi occupo anche del mio merchandising insieme alla ragazza. E mi occupo anche del liquido della sigaretta elettronica e mi occupo di tante altre cose. Però a mezzogiorno l'una mangio. E quando E quindi dormi? dormo dalle 6 alle 11 e mezza. Mezzogiorno massimo. Un po' poco. Io non ce la Infatti. faccio, cioè io non ce la farei. C'ho un po' di sonno arretrato, infatti certe volte. Certe volte dico alla chat, una volta è successo che non ci ho proprio fatto andare live. Ho detto: raga, scusate, ma sto proprio cotto. Cioè, non ce la faccio. Però la cosa che posso fare è andare in live alle 22:30, 23 e mezzanotte, così faccio GTRP. Capito? Magari alle 18 c'è live, però poi c'è Sì. GTRP. Però è bello che hai già lo schema, almeno quello, cioè hai già lo schema mentale di cosa fare durante le tue giornate. Sì, io so, io Però devo do essere super dormire così poco, organizzato. cioè, non ti fa bene. Vabbè, può capitare pure, come sto leggendo la chat, può capitare che mi svegliai 2, però lì perché c'ho proprio Sì, tanto sì, sonno arretrato. Capito? E sì. Ma io dormo quando ho quindi. sonno e mangio quando ho fame. Vabbè, un Quello è il po' mio pure problema. io, eh. A parte quando vado. E poi c'ho Ugo Borghetti che ogni tanto viene, cioè, me ci sento pure. Ogni tanto viene, anzi, devo andare pure al negozio perché devo prendere delle maglie, delle felpe, insomma, un po'. Non sto scroccando, mi è stato proposto, mi è stato proposto. Me danno loro, me dà la Love Gang. Non scrocco nulla, non scrocco nulla. Mi hanno detto loro che me le Te la posso fare io una domanda adesso? regalano. Vai. Ma hai fatto amicizia, e con amicizia intendo qualcosa anche di privato con qualche tuo sub o anche non sub, moderatori, eccetera? Sì, vabbè, parlo spesso con Lord, la mia ragazza è molto amica di Cake, che fa il mod, e poi sì, mi aiuta i soldi mia magari Antrax. E sì, con Andrex, che è sparito, però il capo mod ci siamo visti. Sì, assolutamente. Perché?
No, no, così per chiedere. No, è una cosa che ho notato anche per quanto riguarda me e il mio Twitch alla fine. Ho fatto amicizia con un po' di gente, tra i vari sub, moderatori, eccetera. No, è una cosa bella di Twitch che non mi aspettavo. Sì, sì, ci sta. Giumba al parchetto, cosa mai starà facendo? M'ha detto. Non capisco perché non partono le voci oggi. Non sento le voci. Siamo in live, ragazzi. Esatto. Siamo in live con Rubino, semplicemente. Non è che c'è qualcosa nel parchetto o qualcuno. Siamo da soli, completamente soli, isolati. Esatto. Esatto. Allora, ma tu cosa ne pensi? Come vedi tu il Cerbero Podcast? Grazie per i 100, Edoez. Puoi dire a Giumbo che è molto carino da parte mia? Sì, ecco, te l'ho appena detto. Grazie per i 100, Edoez. Chi è Edoez? Ecco, lui è il moderatore. Ah, ok. Ciao, okay. Edo. Ciao, Edo. Andiamo a po'. No, il Cerbero progettone, l'ho sempre detto e pensato anche su YouTube. Magari ultimamente alcune live non me le guardo per via del disinteresse che provo in certi contenuti, magari, però a volte, come nel caso di Botgate, portano delle top live. Quindi sì. Ogni tanto mi recupero qualcosa di passato che non mi ero visto magari su YouTube. Quella è la gran mossa, secondo me. Quella è stata la mossa che ha portato molti utenti a seguirli qui su Twitch. Cioè io alla fine vengo da YouTube, il primo anno di Cerbero, forse un po' meno, li ho seguiti solo su YouTube. Cioè io ero uno di quelli che guardava solo YouTube. Poi a un certo punto in poi ho detto, ma perché non guardarsi anche le live? E qualcosa mi sono venuto a spizzare direttamente in live. Forse l'unico problema, non tanto del Cerbero, ma in generale dell'organizzazione Twitch Italia adesso, è che alle 9 di sera c'è un sacco di contenuti molto belli, molto interessanti, e durante magari tutto l'arco della giornata è un po' morente, cioè Twitch è un po' morente alla fine, poi con insomma altri, con casi a parte qualcuno, diciamo che durante la giornata c'hai poco da vedere. Beh, io per esempio vado grazie Vicento lo stoner. Io chiedi a Ilunga o Ilunga se aprirà mai un OnlyFans con le foto dei suoi piedi. Ah, ti hanno chiesto se aprirai mai un OnlyFans con le foto dei tuoi piedi. No, 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 non le venderei mai. Gratis, ragazzi, al massimo quelle gratis. Ah, ti vendi i piedi? Cioè, nel senso, dai gratis i piedi? Ai piedi, ma poi l'avevo già messa una foto su Instagram tempo fa, quindi non avrebbe senso. Beh, ci sta. Ma no, più che altro, sì, guarda, secondo me il Cerbero è proprio stato il primo podcast su Twitch Italia, penso. E secondo me è un bel progetto. Io poi ci sto dentro e te posso dire che adesso stanno a fare un bel lavoro con lo studio nuovo. Esatto. Ma più che altro la mentalità è molto accesa e sarà una cosa un po' diversa perché sarà più strutturata. Ti dico la verità. Adesso, per come stiamo a lavorare adesso, stanno a lavorare adesso loro. Quindi secondo me sarà un passo in più, un power up. Ok, ci sta. Poi è bello vedere comunque anche la crescita dei singoli. Sì. Proprio si sono rafforzati all'interno di un gruppo. Sì, quella sì, è sì. La cosa più bella, secondo me. E invece io poi ti faccio questa domanda che è un po' più personale e poi ti chiederò anche di Grimbaud che cosa ne pensi di questa crescita esponenziale di questo ragazzo. Hai mai sofferto di bullismo? Allora, bullismo, no, non voglio sfruttare questo termine. Vero bullismo, no. Però, come ho anche detto nei miei video, alla fine ci stanno quelle persone, le abbiamo tutte incontrate almeno una volta nella vita, che sono un po' stronze e quindi ti trattano di conseguenza. Però bullismo vero e proprio, che c'era gente o qualcuno in particolare che mi veniva a rompere i coglioni, no. Quello no. Ok. E invece, quindi
Ok, io pensavo che De sì, non so perché. Penso che ne avevi parlato in qualche video. Le prese per il culo, però ti dico, sono sempre state cose molto fini a se stesse, limitate. Con bullismo io intendo qualcosa di più grave. Io non, okay, non ho mai sofferto di quello, non mi è mai successo. Ma comunque, te lo dico, stanno tanti gruppi su Twitch, su YouTube. Tu non hai mai pensato, tu sei molto solitario, non hai mai pensato di entrare in un gruppo? Allora, a tal proposito, ti rispondo dicendo che proprio l'altro giorno mi stavo vedendo una live di Hank e Michelle che parlavano proprio, sì, di questa cosa, da parte di Michelle più che altro. Io sono arrivato adesso alla fine su Twitch, cioè sono appena, okay, sono nuovo rispetto a tutti voi, no? E venendo da uno YouTube che mi ha sempre visto come persona solitaria, sbarcare qua alla fine non è altro che arrivi tu che sei solitario su YouTube e sei solitario anche su Twitch. Poi ho visto che effettivamente in molti hanno cercato di coinvolgermi nel bene o nel male, a partire dal Cerbero che mi ha invitato più volte, Omi che mi invita, Gren che mi invita sempre, anche un sacco di gente viene a scrivermi proprio dai vieni da Gren, vieni da Gren. Però sono ansioso, Rubì, io sono ansioso tantissimo, io sono un botto, okay, ansioso. Di cosa? Ma in generale ho quest'ansia di dover essere sempre al top. È come se io avessi paura di non essere all'altezza di me stesso. Quindi mi chiamano e arrivo lì e faccio un po' la figura del silenzioso. Mi è successo anche, ad esempio, in live da Omi la primissima volta che sono andato. Appena ho visto gli spettatori mi è partita l'ansia e cioè, non ho più spiccicato parola. Questo è un grave problema se vuoi poi fare Twitch seriamente e se vuoi farti un gruppo su Twitch, perché effettivamente se poi non puoi andare in live con gli altri solo perché hanno tanti spettatori e ti fanno paura, cioè fai poca strada. Ma quindi quello è uno dei... un tot di spettatori ti mettono ansia? Diciamo di sì. Cioè sapere che quello che stai dicendo tu in questo momento viene visto e ascoltato e magari clippato e quant'altro da tante persone mi mette ansia. Vabbè, mette noi ansia. Siamo pochi, essendomi siamo quattro. Ah ok, se siamo quattro, okay. Pensavo che fossimo solo io e te, Rubì. No, io, te e altre due persone. Ma l'hai già attaccata la live? Sì, sì, vabbè, che certo, è normale. Ci ha attaccato, è normale. No, ma ti dico, finché non vedo numeri, infatti adesso sono molto tranquillo perché ci siamo io e te sul mio, sì, cellulare, non vedo niente, okay, quindi sono forse questo è il trucco. Io li sto vedendo questo. I numeri. Non ti mette ansia sia in positivo che in negativo? Cioè quando ne vedi tanti magari c'hai ansietta e quando ne vedi pochi magari sei sottotono perché ce ne sono di meno di quelli che ti aspetti. No, io quando so tanti, io sono molto felice e do il meglio di me stesso, mi sento a mio agio, perché so che mi stanno a sentire tante persone e so che me sto a fare un buon lavoro, perché io sono partito da pochi spettatori, e comunque mi sono fatto il mazzo, arriva a un bel po' e sono completamente contento. Quando so pochi vuol dire che secondo me non piace l'argomento o che sto sbagliando qualcosa, infatti sì, forse so un po' sottotono, però adesso non è un flex ragazzi, però è la pura verità, adesso quando per esempio so pochi spettatori so tipo 300-400 quando so pochi. Che poi, secondo me, non sono mai pochi. Cioè, no, sono in realtà pochi, non magari... sono pochi, infatti. Cioè, sono pochi magari relativamente a quello che ti aspetti per quanto riguarda il tuo canale, però... Grazie, Wildinho! Anche magari quando c'è gente che arriva così alle 3 di mattina, che porto Warzone e sto lì zitto con due miei amici a giocare, è ovvio che non è che mi aspetto di fare chissà quanti spettatori. E arriva gente che mi dice, ah, hai così pochi spettatori. Porca troia, anche se fossero 20 per dire, no? Cioè anche se fossero 10, comunque sono spettatori, cioè sono persone, certo, che in quel momento ti stanno guardando e stanno usando il loro tempo, certo, quindi diciamo che non sono mai pochi per me, però sono tanti a volte, quello sì, di contro a volte sono tanti e anche troppi.
non per, beh, sul mio canale sono sempre quelli che devono essere, però quando vado appunto da, anche quando sono andato da Gren, io lì non ho guardato proprio minimamente il numero, perché sennò stavo in ansia. Sì, non spizzicavo parola, per carità. Io ringrazio Kai Bomb per la sub, siamo a 8 di 10, mancano due sub e finiamo il daily sub. Kai Bomb chi è? Kaia, no? Non è Kaia. Stanno arrivando! Grazie, Wildigno! Ciao, Wildigno, un saluto. Ah, conosci? Sì. Wildigno è un mio pupillo. E Kaia, un bacio a Kaia. Kaia, tu, Kaia, l'hai mai vista? In live da Hank. Ok. Sì, insomma. Mi piace ogni tanto guardarli. Guardare Kaia mi piace guardare. No, vabbè, no. Anche guardare Hank, è un bel ragazzo. No. Vabbè, Kaia, secondo me, non è perché sta qua, però ho sempre detto, ho detto pure in privato, per capire. Però secondo me... top, nel senso che è un misto fra una esteticamente una bella ragazza e una persona che te fa ride, ma anche tanto intelligente. Vabbè, ho fatto la mia leccata di culo, posso andare avanti. Hai fatto bene. No, scherzo. Saluto a Cecchino, scusa, ogni tanto saluto la ragazza mia. Non ho oggettificato nessuno, mi rompe del cazzo. Entravo mio padre, quindi ogni tanto lo fa così con la mano. Ma perché stai con la mascherina? Sei fino adesso, sta a giocare a tennis. Per sicurezza. Vabbè. Vabbè, allora. Niente, vabbè, è venuto con la mascherina, è andato a giocare a tennis, ci teneva a fa 50 metri di casa per dimmelo, in live. Ah, è così. Allora, si mette in forma almeno, dai. Sì, va a giocare a tennis, a paddle, un po' tutto. Ma cosa ne pensi di Greenbaud, questa ascesa? Tra l'altro te dici Greenbaud o Greenbaud? Green. Io... è vero. Io ho sempre chiamato Greenbaud. Green. Vabbè, uguale, cioè... chiamo in tutti e due i modi. Okay. Green. Greenbaud. No, Greenbaud io chiamo. A parte lo chiamo Simone, però vabbè. No, gli faccio a Green in privato. No, forse Green. Sì, Green. Cosa ne pensi? Inaspettato. Inaspettatissimo. Ok, Gaia. No, scusa. Però no, sono felice perché è comunque mi sembra una persona genuina, anche quando mi scrive, eccetera, è molto, molto carino nei miei confronti, molto, molto simpatico. E quindi no, sono felice che uno come lui abbia questo successo. Mentre di altri, ad esempio, mi interessa poco e niente, c'è gente che non seguo. Chi segui tu su Instagram? Sì, su Instagram. No, scusa, stavo pensando a una cosa. Su Twitch volevo dire, scusami. Grazie, Wildigno, grazie, amico mio. Allora, su Twitch, sì. Da quando ci ho messo effettivamente piede, quindi ci passo magari le giornate, guardo tanto Moonride, Power e Lomba. Ma io Lomba, cazzo, io non sapevo chi era fino adesso. Cioè ogni tanto ovvio, è un giocatore. È un secondo, player di code molto molto forte. Secondo me top è Moonride, ho sempre detto. Io preferisco guardare Power. Moonride, okay. Mi dispiace dirlo, non è un dissing, però urla troppo. Mi piace più guardare Power che invece sta molto più nel chilling. Oppure appunto un Lomba che sta totalmente focussato sul game e ti porta delle gran partite. Poi al di là di loro, appunto, vabbè, il Cerbero, ovviamente ogni tanto mi guardo qualche live se è di mio interesse. Gren la sera. E poi, vabbè, Omi che tira avanti sempre fino a notte. Te guardi pure le FIFA-tine quando giochiamo a FIFA? FIFA, no, in realtà le salto FIFA. FIFA mi spiace, proprio... A me non me guardi, me salti quando sto da Omi e gioco a FIFA, ma là sei stronzo, scusami. Adesso sincero. Guardate le FIFA-tine che c'è il puerco, io su FIFA sono il puerco. Però mi metto il lancio in campo, difendo, attacco, segno. Sono un po' il regista del club. Tu chi segui invece? Chi sono i tuoi favoriti? Allora, io quelli che vedo spesso, a parte il Cerbero
Grimbaud, perché ci sto pure dentro, mi guardo spesso, Omi mi guardo spesso, Panetti, ogni tanto passo da Wildigno a sera quando sto abbastanza rotto, poi Doado, poi passo a salutare un po' tutti gli amici, ogni tanto passo da White Essence, ma in realtà passo da tutti a salutare, faccio un saluto e poi me ne vado. Però guarda proprio, sì, o Omi, o Cerbero, o Green, o Moonride, perché a me invece piace più essere tipo iperattivo, no? Come fa Moonride. Sì, sì. Cioè a me piacciono più le persone così, che quello che sta fermo e gioca, sono sincero. Poi, no, sì, ma anche a me piace, però preferisco appunto magari un power che ti rilassa un po' di più. Sì, che dipende pure dalla situazione, perché tu te droghi, no? Non so. No. Bubulus? No, zero. Zero, ok. Bumbomele. Ok. E poi ogni tanto passo da Jody, che mi metto a guardare. Che però Jody è difficile, perché Jody lo guardo solo quando sta su RDS, perché streamiamo nello stesso orario. Poi ogni tanto CV Sport, dipende. Vedo più una cerchia ristretta di persone che so che mi intrattengono e che so più mie amiche e che stimo. Invece su YouTube ti guardi qualche ricaricata, qualche live ricaricata su YouTube? Tippettina. Sì, su YouTube guardo ormai solo Gischianto, Matt HS, perché capito, mi mettono del buon umore. Sì, no, uguale anche io, maestro tutta la vita su YouTube, mi guardo sempre le clip. Poi ogni tanto Darmasseo, sì, ogni tanto guardo, io guardo sempre le stesse persone che so o che mi rilassano, poi ogni tanto ho Tab, ma per capire la situazione. Quei due minuti, tra una stream e l'altra, 2 minuti ho Tab, poi sì. Torni su Moonride magari. Sì, che incomincia a fare, oh, grazie, bravo! E io sto tutto... Vado in modalità stunnamento. Ci sta. Sì, ci sta. E poi ogni tanto, essendo ogni tanto guardo qualche streaming di FIFA, perché comunque facendo parte del team eSport, dove i giocatori del nostro team stanno a fare bei risultati, anche cioè, per esempio c'è un ragazzo che si chiama Karlovic, è molto forte, che l'ho lasciato vincere un po' di volte, perché naturalmente è un pro player proprio nazionale, stato qua, però con me lo devo far vincere perché sono troppo più forte. Ah, certo. No, quindi... io è la mia nemesi, non seguo niente di FIFA. Tu sei più da COD, Sì, sono un COD, sono nato con COD su pure YouTube. Io. Lo sai pure io. Porco. Davvero? Io dai tempi gioco a COD, io lo dico sempre, stavo in squadra con Power, noi stavamo in squadra insieme ai tempi. Noi siamo partiti. Ho fatto un video con Paolo. Ciao Karlovic! Tanto tempo fa. Avevi fatto un video? Poi, forte. Sì, avevo fatto un video io, Joe, Vrat e Power. Ma tu sei bravo, sei bravo a giocare, mi sa. Io ho sempre giocato col cecchino, quindi con le armi smiro e basta. Col cecchino me la cavicchio. Mi fate flexare un attimino, scusa, mi dicono basta flexare. No, bravo. Un attimo, poi non mi hai flexato in vita mia una volta. Mo fate fa. Diglielo. Io non lo so. Ma quindi sei il cecchino di Bologna? Perché non sfidi Moon? Ma lui da mouse e tastiera mi sa che è un pelo più forte. Mouse e tastiera. Ah, perché tu giochi Da pad, io sempre da pad. Ah, da pad. Secondo me te dovresti abituare a mouse e tastiera più veloce. Se no dovreste fare una mano a mouse e tastiera e un'altra col pad. Secondo me... Oppure scambiarci, io mouse e tastiera e lui da pad. Sarebbe top. Secondo me è una bella sfida. Vedremo. Ci sta. Secondo me ci sta. Allora, Giumbo, ti faccio l'ultima domanda. Da grande youtuber, perché mo, volente o nolente, sono grande youtuber. Dai un consiglio per chi vuole iniziare questo lavoro. E lo dico proprio bene, lavoro, è un lavoro. Prego, Giumbo, a parte il parchetto. Allora, per quanto riguarda Twitch non posso dar consigli perché, cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Okay. E, per quanto riguarda YouTube, sì.
difficile. È difficile perché alla fine gli ultimi due anni sono gli anni un po' marci di YouTube, quindi dar consigli per crescere su una piattaforma che di suo è un po' morentina e non è così facile. Secondo me dovete trovare quella parte di voi che io chiamo coda, cioè Jumbo Drillo, il personaggio, no? È la mia coda, non è che è una maschera, secondo me è proprio una coda, è una parte di me che ogni tanto tiri fuori per così, per fare il coglione. Dovete trovare quella parte di voi che magari con i vostri amici, con le persone che conoscete, non tirate spesso fuori, o tirate fuori e sapete che è vincente, e la tirate fuori anche su YouTube, che magari può essere non per forza la vostra parte cogliona, ma può essere anche solo la vostra parte più seria. Oppure adesso vedo che vanno per la maggiore video informativi. Io mi mangio video informativi, ad esempio. Nova Lectio, ad esempio, che parla di storia. Cioè, a me la storia fa schifo. Non ho mai studiato a scuola, ma Nova Lectio mi guardo tutti i video. Fantastico. E quindi se siete interessati in una materia, anche video di quella materia. C'era, come esempio, posso fare anche un ragazzino che, se non sbaglio, ha sugli 11 anni, che fa video di matematica. Ma perché guardi i ragazzini di 11 anni fanno matematica? Ah, no, mi piacciono i numeri. Mi piacciono i numeri, Ruby, i numeri mi piacciono. Non i ragazzini, i numeri. Guardo per i numeri. Ah. E quindi è interessante vederlo fare logaritmi in base 10, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me, o una o l'altra. O trovate la vostra coda, che come ho detto io è la vostra parte un po', no? Che potrebbe funzionare su una piattaforma come YouTube. Oppure, se avete un interesse base, video informativi su quel vostro interesse. Impegnarsi, insomma, e fare quello che gli piace di più. E naturalmente vedere cosa va in quel momento. Ma io ho quest'ultima cosa, quindi, Jumbo, ti faccio altre due domande. Okay. Ti hanno mai paragonato a Luis per quanto riguarda i video? Cosa ne pensi di questa cosa? Mamma mia, purtroppo, e dico purtroppo, non tanto perché non lo apprezzi, ma più che altro perché... mi sono sempre sentito in confronto a lui un po' come, com'è che si chiamava? Davide contro Golia? No, più nel film di Mozart c'era Mozart e la nemesi di Mozart che suonava a palazzo, nel palazzo austriaco mi pare. E diciamo che è un paragone che secondo me non ha molto senso perché siamo anche Salieri? Guardando Salieri, esatto, Salieri e Mozart. Cioè abbiamo proprio degli stili completamente diversi, poi magari siamo entrambi degli umoristi di Bologna e quindi forse quella è l'unica cosa che ci accomuna. Persona che stimo tantissimo, Luis, la stimo davvero tanto, però ogni volta, ecco, forse l'unica cosa che mi dà davvero fastidio è quando le persone mi vengono a dire: ah, sei di Bologna, conosci Luis? Dillo, così te lo diranno sempre di più. Grande. Vabbè, fastidio, poi non è che mi incazzo, uffa, Dinkelberg, no, cioè sti cazzi, però non è che se sono di Bologna allora conosco Luis, allora te le conosci tutti i romani? Io cioè, sì. Che senso ha? Ah, ok, io non conosco nessuno di Bologna, lo dico qua, lo dico in live, no, però è un paragone che secondo me non ha molto senso, anzi, lo dico non perché sono umile, ma perché penso sia la verità, lui è 10 per. Cioè lui è 10 per non solo me, ma è 10 per qualsiasi altro youtuber. Chi si avvicina, secondo me, in quanto a qualità, su YouTube Italia, può essere un Emanloru, per dire. Emanloru è altra persona che stimo davvero tanto su YouTube. Vabbè, dipende pure che tipo di qualità, dipende che, secondo me, dipende che video ti piacciono, insomma. Beh, la qualità per me è un video che ti tiene incollato dall'inizio alla fine. Quella, secondo me, è qualità. Che sia un video umoristico, che sia un video informativo, qualsiasi tipo di video... Se quella persona ti sa tenere incollato per tutto il video, che sia di 5, 10, 20 minuti, allora quel video è di qualità. Ha vinto. E sì, per quanto mi riguarda, Luis e Emanloru sono quelli che effettivamente... Sì, Luis effettivamente mi tiene incollato, perché a me mi fa ridere proprio la faccia sua, non so perché. Cioè io non guardo il video in sé per sé, io guardo il suo viso quando vedo i video. Ma è così. Ma io ho detto pure dal vivo quando ci siamo incontrati a Milano. Cioè l'unico che mi può far ridere, infatti l'unico che mi ha fatto ridere, l'ho modificato, è quando è entrato Luis. Luis è bravo, sono d'accordo, Luis è bravo col montaggio, infatti pecca molto su Twitch. L'altra domanda è: cosa ne pensi dei TikTokers? E poi finiamo qua. TikTokers. Cosa pensi dei TikTokers? TikTokers, in generale, in generale.
Se, allora, ti dico una cosa positiva e una cosa negativa. La cosa positiva sono lo specchio della, della società, e il che è anche un bene alla fine, cioè vedere comunque ragazzini che si divertono, ragazzini non per forza, magari a volte hanno anche la nostra età e forse certi hanno pure 50-60 anni, anche 70, sì, sì. Ma diciamo il TikToker tipo che come ce lo immaginiamo tutti noi, sia io che te che forse anche la chat, è magari il ragazzino che è un po' belloccio, che fa tanti numeri su TikTok. Insomma, il lato positivo è vedere gente che si diverte, che si vede la loro vita, bella per loro. L'unica cosa che ti dico, secondo me negativa, è che spesso e volentieri vedo che questi numeri, questi grandissimi numeri, danno un po' la testa. Danno un po' la testa a ragazzi che forse non riescono a gestirli questi numeri, questi stessi numeri. Ma è normale, dipende anche dalla giovane età, Sì, sì. Però ti dico, ad esempio, youtuber piccolini, che ci sono stati in passato casi in cui arrivava lo youtuber X, 13-14 anni, e raggiungeva una fama assurda, anche tipo un Capitan Blazer per quanto riguarda Fortnite, sto pensando, li vedevo e riuscivano comunque a tenere, ad avere una certa umiltà, e che secondo me è un grande pregio, mentre molti TikToker, non che io poi segua il mondo TikTok, per carità, però quelli che vedo che vengono fuori ogni tanto mi sembrano gente un pochino su di giri, se la tira un pochetto. Ma infatti io quelli che conosco mi ci trovo bene, quelli che satirano i manna a fanculo, perché mi stanno sul cazzo. Ovvio, come ogni cosa ci sono pro e contro, ci sono insomma casi e casi. Sì, quello sicuramente. Ma io per esempio tutti quelli che ho conosciuto sono sempre stati molto gentili e disponibili, tranquilli. Guarda Nick da Radogna, c'ha 1 milione di follower e passa su YouTube, è rimasto umile, quindi manco se sempre sabato, umile. Manco se sabato al canale mio, pensa quanto è umile e tirchio. Ma con tutto quel che paga YouTube adesso? Hai capito? Okay. Questo fa i soldi con la paletta e raccoglie così ogni tanto. Vergognoso, guarda, io non lo so, proprio è proprio scandaloso. Comunque io Giumbone ti ringrazio, è stato un piacere, è stato anche una pace che abbiamo, secondo me, un po' che abbiamo stato, fatto, sono molto contento, sono molto contento. E anch'io. Quando vai live tu, così lo diciamo per la chat che ti vuole venire a vedere, di solito vado verso le 10:30-11 e mi faccio un po' la nottatina. Ma tu c'hai giochi GTRP? L'avevo cominciato, però su Vanquest il server, però non lo so, l'abbiamo un pochino abbandonato io e il mio gruppo, ma viene una banda mia, però stiamo su Impero, viene una banda mia, stiamo a fare tutta una storia figa. Quello che mi mancava era la storia figa, venivo gambizzato. Guarda, nella banda insieme siamo io, Flame, poi c'è Ugo Borghetti, ci stanno un sacco di persone e fanno tutte cose serie. Che è successo? Padre col bambino. Dai, basta per favore, questi bambini. No, infatti torna a casa, sennò poi... È meglio, ce ne stanno troppi. Se vuoi, basta e me lo dici. E poi c'è sta pure Omi, viene Carlo, Maddux, stiamo tutti insieme. Tutti su Impero adesso, quindi? Sì, stiamo tutti insieme. Ci potrebbe stare allora, Quando... No, adesso io sto portando, come ti ho detto, un po' di just chatting iniziale, così per rilassarci un po', fare due chiacchiere, poi mi metto di solito su Blender per fare roba 3D, per imparare un po' il 3D. Questa è un po' la mia scaletta in questi ultimi giorni. Vabbè, ci sta. Vabbè, però, quando vuoi, me lo dici. Tanto noi abbiamo una storia bella avviata. Dico che sei mio cugino venuto dal Sudafrica. Ci sta. Sudafrica, vabbè. No. Venito da Bologna. Ci sta. Che ne pensi di Pio 3D? Beh, è ora di chiudere la live, no? No, vabbè, è l'ultima domanda. No, non lo conosco, non giudico. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Va bene, ti sei salvato un calcio d'angolo. Ragazzi, io vi saluto, facciamo un ride. Vuoi fare un ride a qualcuno in particolare?
Oddio, non, chi c'è online a quest'ora? Non lo so. Che ne so, mo guardiamo un attimo. Mo guardiamo, aspetta. Ai piccolini, a quelli piccolini. Oddio, sei scomparso perché ho dovuto mettere... Vabbè, sei un po' sparito, aspetta. Chi facciamo? A piccoli in che senso? Che numeri? No, se no a qualcuno di COD, dai, qualcuno che gioca a Warzone. Tanto uno di tre c'è per forza. Quindi, o Lomba. Lomba non lo conosco. Lomba non c'è. C'è Nezak. Vai, a Nezak, Nezak. A Nezak, ok, ragazzi, salutateci Nezak. Allora, aspetta, salutateci Nezak, mi raccomando, io un saluto da Rubino e Giumbo. Allora. Ciao, ragazzi. Quindi un saluto a Rubino e Giumbo, mi raccomando, Raid, aspetta, lo faccio. Vai. Nezak. Trattino basso che inviterò ospite, naturalmente. Vai. Attenzione, ragazzi, andate tutti a Nezak, tutti a Nezak. Salutate da parte mia di Giumbo, mi raccomando, mi raccomando. Vai, vai, vabbè, se... vai, arriviamo almeno a 5,50, almeno a 5,50. 5,5, bravissimi, 5,50. Ok.